E poi le ultime pulizie si fanno negli ultimi giorni. Da questa postazione riesce a trovare anche qualche frosone quando passa? Stamattina ne abbiamo visti 3 o 4. Sì, adesso è il primo anno io che esco con i richiami perché 2 anni fa non li avevo e quest'anno spero che si fermo. Stamattina li abbiamo visti, ma i primi giorni gli uccelli non cantano e non si sono fermati. Però rispetto all'anno scorso, hai notato qualcosa di diverso nel passo? Sì, anche nonostante ci sia molto caldo, gli uccelli ne passano, si sono cominciati i tordi. I fringuelli un po' ieri, stamattina no, sono fermi, non c'è niente. C'è un po' di sovraffollamento di capanni in questa zona. È una zona, sono capanni vecchi ormai, sono ancora buoni tutti, però le distanze sono poche, siamo circa 100 metri uno con l'altro. Poi quando la stagione si inoltra, quando fa più freddo, è un posto anche di Cesena questo o no? Sì, passano, anche qua si vedono qualche cesena, non tantissime, un po' di sasselli, un po' di cesene ci sono. Parliamo un attimo delle armi con cui spari. Abbiamo visto un piccolo calibro. Sì, sparo con un 20, un combinato 20-36 e poi sparo con un 20, un sovrapposto e un 20. Grammature usi? Sono i grammi 25. E del 36 non lo so, quello non so se no. È stato su? Sì, era incastrato. E come che cade? La nostra mattinata di caccia sta per volgere alla conclusione. Abbiamo lasciato il capanno di Oscar, siamo però risaliti per altri 500 metri perché ci hanno detto che avremmo incontrato un altro bel capanno e così è stato. Eccoci in questa bella posta, siamo con Gianfranco, con Giacomo, padre e figlio, quindi una generazione che continua. Generazione che va avanti da un po' di anni, anzi è stato mio figlio a farmi fare di nuovo la licenza perché ho smesso 8-9 anni, non sono andato a caccia, però lui con la passione che ha mi ha fatto di nuovo riprendere. Giacomo è molto giovane, quanti anni ha? 24 anni. 24 anni, quindi vuol dire che ancora c'è da parte dei ragazzi, dei giovani, la voglia di accostarsi alla passione venatoria. Sì, molto. Mio figlio almeno è uno di quelli, ma sono contento così perché almeno non va in discoteca, va a dormire presto la sera e speriamo che vada avanti così.
Certo, e poi comunque è una tradizione che continua, perché diciamolo pure che la caccia è cultura, è tradizione. È tradizione, è cultura. Soprattutto per noi, da queste parti. La Valle Sabbia, cultura dello Spiedo. La cultura dello Spiedo, la Valle Sabbia è sempre stata una cultura della caccia. Ancora, io mi ricordo mio nonno, mio suocero, tanti miei parenti e anche tanti conoscenti. Giacomo, vieni anche tu un attimo. Eccolo qui che è impegnato con... è cominciato il passaggio dei tordi, si vede qualcosa? È iniziato, qualcosa si vede, ma non tantissimo. Sì. Fa molto caldo ancora, fa. La passione della caccia te l'ha così tramandata tuo papà? Papà, cugini e zii. Ah, quindi una famiglia? Famiglia di cacciatori. Da quanti anni hai la licenza? 7 anni quest'anno, dai 18. Dai 18, fatta subito. Subito. Diceva tuo papà che non vai in discoteca, vai a dormire presto per alzarti la mattina, vai dove... per andare per a caccia. Alzarti presto. La caccia per te è questa, al capanno, contatto con la natura. Sì, al capanno, perché se dovrebbero chiudere i capanni smetto anch'io di andare a caccia, subito. Gianfranco, quest'anno però con le deroghe si spera che ci si possa divertire. Sì, speriamo che il tempo si cambi, che faccia un po' freschino, perché qua gli uccelli non passano adesso. Però ci diceva Giacomo, io sto qui tutto il giorno ugualmente. Ah, lui... A contatto con la natura. A contatto con la natura, lui è... Il canto dei richiami. Sì, e lui aspetta, sta qua, ascolta i suoi uccelli, perché non sono miei, sono suoi. E qua ma chi li accudisce a casa? Io. Ah, ecco, sono suoi però. Sono tocca suoi ancora però a papà. Papà sempre. Giacomo, qui bisogna insomma. Oh, d'altronde è così. Io lavoro, lui è in pensione a tempo. Sì. Ah, sì. Va bene, teniamola buona come giustificazione. Teniamola buona così, difatti. L'importante è che ci sia la voglia di venire qui. Sì, perché anche c'è un altro figlio che va a caccia anche lui. Arriva a casa, mette gli uccelli lì dove gli diamo da mangiare. E da bere, però quando vado a casa io li trovo ancora lì. Gianfranco, anche perché tenere i richiami è un bel impegno. È un bel impegno, una bella spesa anche, perché sì. La miscela costa caro. Insomma, però è un po' di licenza. Se non c'è la passione. Se non c'è la passione, non si fanno quelle cose qua. Bene, io ringrazio Giacomo e Gianfranco che ci hanno fatto vedere questa mattina quest'altro bel capanno e andiamo a chiudere questa bella mattinata di caccia in Valsabbia. Sì! Io a dire di sì, non di no! Altrimenti i piedi non li facciamo più! E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di caccia ai dintorni. Qui vicino a me c'è Carlo che ci ha fatto vedere anche i cinghiali. Peccato sì. Che non si vede il daino. Però cercheremo di vedere anche il daino dopo se ci riusciamo. In compenso vediamo un'altra cosa che gira qui, non so che cosa sia. Meglio dei cinghiali. Va bene, allora grazie a tutti voi per averci ospitato. Un augurio, insomma, che la stagione sia proficua. Salute, grazie. Salute.